Luciani, abbiamo bisogno che tu interceda per noi, chiedi ai brasiliano di intervenire nelle nostre ronde notturne per tenere sotto controllo la situazione del nostro comune. Solo il brasiliano ci può aiutare. Ma il comune è in mano ai ladri. Allora, questi messaggi mi sono arrivati da un signore che ha subito delle aggressioni, non mi ricordo in che paese, in Toscana, e credo che si chiami Jonathan lui, e che addirittura chiama il brasiliano, però il brasiliano in questo momento non fa il guardiaspalle, vorrei dirti, no, caro amico mio, né ripulisce i territori, diciamo, però invoca la presenza del brasiliano. Invece il brasiliano il 24, pare con Bauro, vada a dare il da mangiare ai poveri, non so dove, la mensa della Caritas. Questa è una bella iniziativa. No, ma senti, lo annuncia lui stesso, senti. Bella iniziativa. Allora, io direi di fare questo il 24 mattina o pomeriggio, tarda serata, quando volete, ora ci organizzeremo, ci daremo una punta in quel della stazione Termini, metteremo chi può 10, chi può 5, chi può 20 euro, compreremo tutto al McDonald's, quindi panini caldi, hamburger, bevande per questi ragazzi e per questi signori che sono senza tetto. Perciò vi ripeto, lo spirito è natalizio, non cagar cazzo che venite là che siete fomentini così, che io vedo un calcio un culo e vi rimano a casa. Perciò mi raccomando, il 24 avremo l'onore di avere con noi Vauro Senesi, perciò mi raccomando, venite con lo spirito natalizio e con lo spirito di fare del bene a delle altre persone che sono meno fortunate di noi. Se vedete per 24, l'ora ve la faccio sapere prossimamente. Sor brasiliano, però la redenzione, vedi, è un processo di redenzione. Sì, però vedi, questo appello che lui fa ai suoi, no? Questo appello che lui fa, state calmi, mi ricorda moltissimo e mi riporta alla mente al 14 luglio del 1948, quando il segretario del Partito Comunista Togliatti fu l'attentato nei confronti di Togliatti, no? Dal letto d'ospedale Togliatti disse ai partigiani: state calmi, non fate la rivoluzione, la guerra civile. Ecco, questo appello del brasiliano mi ricorda l'appello che Togliatti fece dal letto di ospedale quando lo studente Antonio Pallante gli sparò quei terribili tre colpi di pistola. Ma cosa c'entra col brasiliano? Allora, mi ricorda questo appello che il Brasile fa: state calmi, non, no? Venite, dice, lì, non venite lì. Ecco, lo disse Togliatti, cioè, parlava con parole diverse da quelle del Brasile, Però questo appello alla non violenza del Brasile, secondo me, in qualche modo va tenuto in considerazione. Ma a chi si rivolge il Brasile? Cioè, chi sono i suoi, quelli a cui parla? I suoi follower. Ma chi è? Sono gente come lui? Può essere. Quindi può ex criminali, può essere, insomma. Può essere. D'accordo. Attenzione a questa notizia: ammazza il pedofilo che ha abusato di lei, ora rischia l'ergastolo. Rilasciato su essere risolto in brevissimo tempo. Come si fa a sapere ciao, che cosa amico è mio, ciao. Allora, abbiamo con noi Vauro Senesi. Grazie Vauro, buonasera. Evviva. Buonasera a voi. Come Evviva. Stai, caro? Come stai? Benone, sono in un taxi nel traffico milanese. Quindi meglio di così non potrei. Al taxi di ascoltare la zanzara. Al taxi vanno, lo sanno da soli che cosa ascoltano. Quello è un taxi anomalo. Stanno ascoltando dell'ottima musica. Vedi. C'è anche gente civile per fortuna in giro. Ottimo, complimenti col tassista. Allora, io intanto voglio capire una cosa: è vero che tu il 24 andare insieme al Brasile, come lui ha annunciato, a dare un pasto alla stazione Termini, a quelli, insomma, ai barboni, a quelli che sono lì, sì o no? Ma è vero, sì, è un'idea sua, l'ha messa in piedi lui, perché mai non dovrei appoggiarlo e andarci, ci vado anche molto volentieri. Lo vedi? Tra i due, bello. Si è instaurato un rapporto felice, bello, si può dire bello. Di amicizia, Vauro, cioè come si può dire, cioè di un rapporto di che cosa? Ma certamente che si può dire di amicizia, perché è diventata una parolaccia, no? No, dico l'incontro tra uno, diciamo, di sinistra, ma Vauro comunista, per semplificare. Ma no, Vauro, siccome è una persona intelligente, ha capito che il Brasile non avendo mai letto neanche un libro, non sa neanche cosa sia il fascismo, non sa, cioè non è assolutamente era... tant'è che anzi credo che l'abbiate detto nella vostra trasmissione, anche quegli orrendi tatuaggi di Hitler e di Mussolini l'ha coperti, non c'era più. Ma non ci vuole un genio, credo, forse sì, ma io almeno ho
pensato di intuire questa cosa, che anche quei tatuaggi orrendi, ripeto, ce l'aveva addosso come uno sfogo della rabbia, una rabbia che non trova sbocco, una rabbia che, che è dovuta alla sua vita, alla sua condizione sociale, a tutto un accumulo di disagio. Cioè tu, secondo me, tu pensi alla fine che sia meno pericoloso, credo che sia fascista, semplicemente. Cioè è più fascista fascista la Meloni, secondo te, del Brasile? Per dire. Beh, su questo non c'è ombra di dubbio, ma al di là del metro del fascismo, permettimi di dire, poi non riguarda certamente solo la Meloni, ma molti dei nostri politici sicuramente sono più cinici e più opportunisti di quanto possa essere Massimiliano detto Brasile. Cioè, allora, facciamo una cosa. Allora, innanzitutto mi stupisce che tu vai là a portare dei panini del McDonald's, però, Paolo, perché non ci andrai a portare dei panini. Tu che sei, caldo, non penso che il McDonald's sia la tua cucina preferita. Lui è uno che gli piace. Per cui che portate? Non gli portate solo i panini del McDonald's, perché lui ha annunciato. Io gliel'ho detto, guarda Massimiliano, ti ammazzavo. Però pare che quel giorno l'unica cosa aperta che ci sia, perché si tratta appunto della vigilia, sia il McDonald's. E poi ti dico, io non ti dico che non c'entro nulla, c'entro perché ci andrò, ma è veramente una sua idea, una sua iniziativa. Vabbè, lasciamogliela fare allora, ma io credo che sia anche, vedi, Massimiliano è un giovane, perché ancora è giovane, che sta facendo, secondo me, per come lo conosco, adesso posso dire di conoscerlo abbastanza bene, senza sbilanciare, sta facendo un percorso di riscatto di se stesso, della sua condizione, della sua razza. Questo è un percorso coraggiosissimo. Dunque tu sei convinto che lui non è fascista, non ha fatto il fatto che abbia detto quelle cose, che avesse questi tatuaggi. Dice delle cose sacrosante. Uno di sinistra non può che appoggiare un percorso come quello di questo ragazzo, che viene da una famiglia di criminali, perché tale è. Posso dare semplicemente una mano, attenzione, io non sto dicendo che sono il redentore di nessuno, quel percorso sicuramente l'aveva già cominciato, per conto suo, voglio dire, semplicemente dargli qualche... Comunque il padre era comunista, il padre c'aveva la falce e il martello, dice tatuare. Sì, il padre era anche a quanto... Mo dice che vota Salvini. Si è fatto anche lui, il padre, 10 anni di carcere. Sì, insomma, sì. No. Senti, quindi, se io ti dico una cosa, Mauro, se io ti dico la tua definizione... No, aspetta, scusa, fammi finire, perché questo passaggio, questa cosa del 24 può sembrare addirittura ingenua o con un termine che io odio, buonista, no? Invece io credo che sia importante, almeno per lui, perché è il segnale che ha capito che il nemico non è chi sta peggio. E se vai a vedere quello che accade tante volte, no, è accaduto nelle borgate, eccetera, il nemico è l'immigrato che sta peggio di chi sta nelle borgate, il nemico è il rom a cui danno, che sta peggio. C'è la conversione, dici, la conversione alla... Non è una conversione, io credo che sia un inizio di presa di coscienza e di capacità critica. Segna il fatto che Massimiliano è una persona con una sua intelligenza e una sua sensibilità, e che il percorso personale che sta facendo diventa anche, attenzione, non lo sto dicendo nel senso comunista, anche percorso politico, cioè percorso sociale. La sua apertura verso la questione sociale, verso i problemi della società, secondo me è addirittura, guarda, è anche l'entusiasmo, pure ingenuo se vuoi, con cui sta vivendo questa apertura, io lo trovo Io sono d'accordo su questa tua cosa. Magari non sono d'accordo su tante altre cose che dici, però su questo sono d'accordo. Per esempio, non sono d'accordo su una tua definizione. Per esempio, adesso, se uno ti fa dare una definizione stringata, definitiva su Salvini, tu come lo definisci Salvini? Cioè, dovessi ridurre la definizione di Salvini a una riga, come lo definisci? Un opportunista cinico, due righe, dai. Un opportunista cinico. Dunque la parola fascista non la metti, una volta l'hai detta pure la parola fascista. No, io guardo, ho quasi sempre detto che il suo fascismo è strumentale. È fascista perché c'è un'onda fascista che lui vuole cavalcare. Però non lo definiresti. Non condanna. Ho anche detto questo, se l'onda per
un'ipotesi fantascientifica, fosse un'onda stalinista, tu vedresti Salvini con la stella rossa in testa col e i baffoni di Stalin. Cioè, guarda, verrebbe a casa tua a chiederti qualche pezzo della collezione della Patarossa. E la Meloni invece... Capisci? Io non, oltretutto penso che il cinismo, la furbizia, che in Italia purtroppo vengono considerate doti, sono invece dei sostituti dell'intelligenza. Io penso che chi si deve ridurre alla furberia, al cinismo, fondamentalmente è un imbecille. Ma tu fondamentalmente un imbecille. Ma tu pensi dunque, Salvini un po' imbecille evidentemente. Ma tu pensi tragicamente imbecille. Imbecille. Ma se uno arriva come Salvini dovesse diventare capo del governo, tu, per te l'Italia sarebbe un posto da non frequentare? Ti ricordi quando dicevano di Berlusconi, andrei via da lì? Cioè, sarebbe veramente un pericolo, sì o no? Io no, penso di sì, assolutamente, perché un imbecille che guida un governo è pericoloso. Anche, ne abbiamo avuto anche esempi, tra l'altro non possiamo nemmeno dare... Però non è che vai via dall'Italia, Aspetta, non possiamo neanche dare il monopolio dell'imbecillità a Salvini, No, diciamo che nella graduatoria sta ben piazzato, però anzi devo dire che se c'è un periodo storico che si caratterizza, e non solo in Italia, per la prima volta credo, perché ci sono stati periodi storici con rivoluzioni, con dittatori sanguinari, ma il potere agli imbecilli è la prima volta che abbiamo Salvini, ci abbiamo Boris Johnson, ci abbiamo Trump, pure questi tutti imbecilli, Orban, tutti imbecilli. Ma però questo è un po' di disprezzo, un po' di disprezzo nei confronti della gente che li vota. Aspettate, adesso torniamo, adesso vediamo un po' di migliorare anche la comunicazione. Io non ho mai creduto che... Aspetta, Mauro, che c'ho la pubblicità, un attimo, che torno subito, aspetta, che miglioriamo il collegamento forse. Il resto del paese sarà un paradiso per gli zingari, ma qui a Milazzo per loro è un incubo. Sotto l'albero hanno trovato le lame affilate del cacciatore e delle tigri dell'Asia. Questo è il presunto Parenzo, il presunto cacciatore di Rom che sostiene essere della legione straniera, dice che a Milazzo lui dà la caccia ai Rom. La caccia ai Rom. Diamogli, segnaliamolo alla questura per la sicurezza. Devi segnalare. Beh, come no, uno che dice che dà la caccia ai Rom. Ma questo da Mo che lo dice, fosse stato vero l'avrebbero già preso. Segnalalo, ma il numero di telefono, segnalalo alla questura. Cioè, Mauro Parenzo ha una fissazione nel segnalare la gente alla questura. La legalità, ma non è che tutti possono essere segnalati alla questura, anche perché a proposito di Cacciarom abbiamo avuto un ministro dell'interno che in carica definito i Rom cittadini italiani purtroppo, quindi ha inserito una discriminazione addirittura nei confronti dei cittadini italiani. Vabbè, lui cosa che non vedevamo dalle leggi razziali. Ma adesso tu stai dicendo che Salvini... Ma no, io sto citando testualmente ho capito, ma tu lo stai paragonando a una specie di Goebbels, cioè dai, non è no, cosa... ora comincia per Virginia, a un coglione lo sto paragonando, come ti dicevo prima, però sai, quando un coglione è ministro degli interni è un po' tu dici che Salvini è più è più coglione che fascista, questa è la sostanza, cioè mi stai dicendo. Poi a volte le due cose possono anche convergere realmente, se questo determina o il coglione pensa di farne un vantaggio, ecco. Ma senti, invece la Meloni invece tu la definizione in due righe stringata come prima, fascista glielo dai come definizione? Se gliela do, perché in qualche misura l'ha sempre rivendicata in modo più o meno Ma lei gioca col neofascismo, non è fascista per nulla, secondo me. Lei liscia il pelo. La sua formazione è una formazione fascista. Quasi classica. Se fosse così andrebbe messa fuori legge. Per te Fratelli d'Italia andrebbe messa fuori legge, non credo. No, Fratelli d'Italia non fa direttamente apologia di fascismo, anche se a volte lo fa, la famosa cena per la marcia su Roma. Nuova e Casa Pound li metteresti fuori legge, fosse per te? Io li metterei fuori legge perché Casa Pound si dichiarano fascisti del terzo millennio, questa è una repubblica antifascista dove la apologia di fascismo è reato,
certamente. Cioè, fossi detto ministro questo, degli interni, fosse che... Bauro ministro degli interni, pensate, questo... Bauro al Viminale, incredibile sarebbe. Bauro al Viminale che arriva col sidecar con la cosa, con la bandiera rossa. Beh. Non è ancora fuori legge in Italia, anche perché in Italia ha portato libertà e democrazia. Beh, adesso sul comunismo ci sarebbe da discutere. Si potrebbe discutere a lungo sul comunismo. Ma di cosa? Hanno firmato la Costituzione, comunisti. La Costituzione italiana si chiama Costituzione mista. Sì, ma non è che potete fare i furbi. Democristiani, azionisti, socialisti, comunisti. Sì, cattolici. Ma non potete fare i furbi che il comunismo italiano va bene, poi guardate solo all'Italia, invece il comunismo in tutto il mondo è stato un disastro, sì, ha provocato morti, credo, eccetera. Non mi sembra che il liberismo stia provocando poche vittime. Cioè, mi stai dicendo... Non credo che questo sia nel momento, nella sede di fare il dibattito. No, ma tu mi stai dicendo che Stalin per te è stato un grande statista, è stato un assassino, perché... Stalin, non un grande statista. Assolutamente sì, ma 20 milioni di morti sovietici hanno salvato l'Europa dal nazismo. No, ma in generale è stato un assassino, era un dittatore. Vabbè, in generale, io sto dicendo in particolare. Vabbè, un'altra... volevo sapere da te una cosa, hai saputo di quella vicenda di Sondrio, poi ti lascio, la vicenda di Sondrio della ragazza nera che morto un figlio e quelle persone che avrebbero poi la storia ancora non è chiara, disperata. Sì, l'ho saputo, è una vicenda mostruosa. Ecco, ma secondo te hanno contribuito Salvini e Meloni a creare questo clima? Te lo chiedo direttamente. Io ti rispondo direttamente, assolutamente sì. Quando non solo si sdogana un tipo di linguaggio, un tipo di contenuti pensando furbescamente appunto di guadagnare così del consenso, ma l'effetto che si ottiene non è solo quello di legittimarlo, quel tipo di contenuti e di atteggiamento razzista, è di fomentarlo. Ho capito, ma tu allora dici che un ospedale, un signore, un vecchio, probabilmente una sola persona, un anziano, dice quelli bisogna, no, tanto ne sfornano, eccetera, scimmia, eccetera, è colpa di Salvini e della Meloni, non di questo vecchio rincoglionito dentro l'ospedale, dai, su, va. È colpa di ambedue. Sì, no, certo. È colpa di una società in cui Salvini e la Meloni hanno contribuito moltissimo a, ripeto, legittimare atteggiamenti xenofobi, razzisti, eccetera. E quindi poi è anche c'è la responsabilità personale, nessuno la toglie, quindi la responsabilità personale di chi ha un... Vabbè, quello è chiaro, quello quella è chiaro. Povera donna e se la... Senti, un'ultima cosa, la cannabis, perché... che si può notare, credo che chiunque da qualsiasi parte politica venga, è che il clima il clima civile di questo paese è peggiorato moltissimo. Senti, da vignettista e satirico, vignettista. Poi mando il conto del tassametro, però, perché sono arrivato. Paga, scendi e paga, intanto parla con noi. Una cosa non esclude l'altra. Fammi pagare, tanto paga. Allora, quant'è la corsa? 22,60. Ma dove cazzo sei andato? 22,60 significa andare dalla stazione fino all'albergo oppure fino a Mediaset. Tariffa onestissima. 22,60, tariffa abbastanza onesta, dai, fino a Cologno, dai, si può fare. Cioè, fino a Cologno si può fare 22,60. No, assolutamente. Nulla questio, diciamo, nulla questio. Assolutamente no, mi sta dando il resto. Vai, con il resto. È una diretta vincente questa. Una diretta bellissima. Bauro Senesi con il taxi dalla stazione centrale di Milano fino a Mediaset. Studi di Paolo Del Debbio, dove andrà in diretta diritto e rovescio. Senti, caro, ma la vignetta dell'ex amico della Raggi, di Marione, quella con Auschwitz e la Brexit. E Boris Johnson che esce fuori. Io penso che sia un... Tu sei incappato in questo errore in passato. No, però, secondo me c'è il diritto totale alla satira anche in questo caso. Anche nel caso della vignetta di Marione. Ma ti è piaciuta quella vignetta di Marione? Guarda, a me di Marione non me ne può fregare di meno, non so come dirlo, non lo considero nemmeno... Scusa, hai saluto il tassista. Sì. Arrivederci, grazie. Arrivederci, compagno, arrivederci, compagno. Dì, compagno d'assista. Può darci il look, era abbastanza... Sì. Non ho capito, non lo consideri manco un vignettista, Marione, non ho capito. No, ma neanche prima, non lo conoscevo, ho visto delle cose sue. Ragazzi, non è che ho capito, ma è da condannare quella roba. Ma lascia perdere, però uno può essere anche vignettista per una sola volta. Proprio non mi interessa di Marione. Ho capito, però quella vignetta l'hai vista? Ti ha scandalizzato? No, l'ho trovata semplicemente. L'ho trovata stupida. Pure te ogni tanto hai utilizzato Auschwitz per le cose tue, non è che non l'hai utilizzato? Ma, assolutamente, io non ho mica detto che non si possa utilizzare. E allora perché è stupida questa qua? Perché l'ha utilizzato in un modo idiota,
a mio parere poi ho capito perché ha un'idea diversa dalla tua, d'accordo, però voglio dire no, non è che chiunque abbia un'idea diversa dalla mia sia idiota, ci mancherebbe altro. Perché se vuole fare il vignettista, diciamo che deve ancora studiare un po'. Deve studiare un po', vabbè. Ciao Mauro, ti abbraccio, ciao, a presto. Ciao. Allora io vi dico la verità, che già che state a parlare di me e mi avete fatto commuove. Giuseppe, tu sei cioè tu sei un punto fondamentale della mia rinascita, perché tu mi hai fatto intervenire quando tutti, che nemmeno i volanti mi fermavano più ormai, che ci avevano paura. Tu mi hai fatto intervenire e mi hai dato modo di farmi ascoltare, e mia crescita è stata effettuata, è stata, cioè comunque adesso so questo, è anche grazie a te. Vedi che bello. C'è un po' di passato, c'è il presente. Il presente è Vauro, una persona con cui io mi trovo veramente bene. Siete vabbè, poi c'è il povero Papa Renzo che te lo dica a fare. Siete tutte belle persone. Io, guarda, mi è stato a far mettere a piangere i mortacci vostri, perché veramente, cioè, nemmeno la famiglia mia mi farebbe queste cose. Io vi ringrazio a tutti quanti. Mi dispiace, me ne vado, ma che sto piangendo. Tacci vostri, deve sempre mettere il suo, cioè, però fatto col suo stile. Tacci vostri, gli devo squartare. Però è sempre, comunque, ha un fondo di dolcezza. Lui, veramente. Allora, io non ho capito, ma tu hai denunciato Vissani per qualche cosa? Sì, perché?